Ciao a tutti, come state? Oggi faremo la lettera numero 6, la sesta, che è la lettera, la pronuncia è quella della lettera di Harf al-Ha. Ha tre forme, iniziale, senza puntini, non ha nessun punto né sopra né sotto, mediana e finale. Harf al-Ha. Ok, partiamo con la storia. كتبت المعلمة على السبورة. كتبت المعلمة على السبورة. حقيبة أحمر. حليب لحم بلح. قالت المعلمة: أين حرف الحاء؟ أين حرف الحاء؟ Punto interrogativo. Facciamo piano piano. كتبت المعلمة على السبورة. كتبت è il verbo passato. كتب. كتب. Ha scritto. كتب. Quindi كتبت qua la ta perché il muallime tu è femminile. Ha scritto l'insegnante sulla lavagna. Essaburatu, lavagna. Ala è una preposizione. Essaburatu con slash sotto, l'ultima lettera, perché viene preceduta da una preposizione. Essaburatu qua viene raddoppiata e la L non viene pronunciata perché è una lettera solare. Haqibatun, zaino, ahmaru, colore rosso al maschile, quindi per descrivere il colore di una cosa maschile, ahmar, si scrive in questo modo. Haqibatun, zaino, ahmaru, rosso, halibun, latte, lahmun, carne, belahun, datteri. Ha anche un'altra parola, viene anche tamron, però è più giusta per ora perché utilizziamo la lettera ha. Quindi balahun o tamrun sono datteri. Qalet al muallimatu, ha detto l'insegnante, ha detto l'insegnante. Aina harf al ha'i, aina harf al ha'i. Dove la lettera il ha? Aina harf al ha'i. Quindi voi avete cinque parole: haqibatun, ahmaru, halibun, lahmun, balahun. Dovete trovare dove la lettera ha, che potrebbe essere iniziale, questa forma, o mediana, che prende questa forma, o finale, quindi prende questa forma. Cercate di trovare in queste cinque parole e poi è un piccolo esercizio per voi e anche per imparare cosa vuol dire e imparare anche i significati di queste parole. Avete dei vocabolari un po' di più. Spero che è chiaro così. Grazie, alla prossima!